I tempi sono difficili. Viviamo in un mondo malvagio, ostile, lontano dal Signore, dove Dio è messo letteralmente da parte. Noè trovò grazia agli occhi di Dio, agli occhi del Signore. Non era un uomo perfetto Noè. Anche lui, peccatore, aveva bisogno della grazia di Dio. E la grazia poteva estendersi sulla vita di Noè per mezzo di Cristo Gesù. Seppur in tempi ostili, difficili, seppur in minoranza, seppur anche a scuola, nelle classi della nostra scuola, sul posto di lavoro, siamo in pochi, unici a volte, soli. La cosa più importante, la cosa su cui dobbiamo aggrapparci gelosamente, è che la grazia di Dio possa dimorare nei nostri cuori e che Dio possa guardarci in tale modo, attraverso la grazia che ci è stata donata in Cristo Gesù. Se anche riconosciamo che siamo pochi o con poche forze, o forse a volte anche isolati dagli altri, ma gli occhi di Dio sono su di noi e vedono la grazia in Cristo Gesù sulla nostra vita. Cosa più preziosa non ve n'è, non ce n'è.